Amici e amiche carissimi, continuando la nostra catechese sul Credo, il tema di oggi è Credo, la remissione dei peccati. Essendo il peccato un'offesa a Dio e una disobbedienza alla sua legge, con le quali si rompe la comunione con Lui, ne consegue che solo Dio può rimettere i peccati. Ripeto, solo Dio può perdonare i peccati. Egli, essendo figlio di Dio, afferma: il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere, cioè di perdonare i peccati. Non esiste, inoltre, ad esercitare questo potere divino nell'episodio non esita inoltre ad esercitare questo potere divino nell'episodio della guarigione del paralitico, quando afferma: ti sono perdonati e rimessi i tuoi peccati. Gesù, in virtù della sua autorità divina, della sua onnipotenza, capacità di far tutto, agisce tale potere agli uomini affinché lo esercitano in suo nome. E allora quante volte abbiamo sentito dire nella parola di Dio: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Gesù ha affidato l'esercizio del potere di assolvere dei peccati al magistero apostolico. Sono i suoi rappresentanti sulla terra che si riconciliano nel nome di Cristo. La remissione dei peccati è il dono sublime della redenzione operata da Cristo là sulla croce. Quando dinanzi ai suoi uccisori, pensate ai suoi uccisori, non che gli va a fare uno la carezza e quindi lo esalta e lo aiuta, ma chi veramente ha ucciso lui sulla croce prima di essere ucciso e di non poter più parlare, dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E il perché ha un valore enorme. Cioè Gesù perdona e scusa perché non sanno quello che fanno. Gesù perdona il tuo peccato non solo in quanto toglie la conseguenza del male, la pena che ti merita e la pena purtroppo dell'inferno, ma nel senso che ti ridona una vita nuova. E questo è stupendo, è una meraviglia. Una vita nuova, cioè la vita della grazia, un volto nuovo, e si capisce quando uno è confessato, che è sereno, che ha pagato, che non insulta, che non si deprime, un nuovo canale di comunione con il Padre. Solo così, quando sei in grazia di Dio, nella sua amicizia, nel suo rapporto, allora veramente la tua comunione col Padre è vera e autentica. È come il trapianto del cuore. Non si limita a sciogliere il grumo del sangue che rischiava di otturarlo, lasciandoti un vecchio circuito sclerotico e debole. Ti regala invece un nome nuovo, un cuore nuovo,
tonificato dal suo sangue, vivificato dalla sua onnipotenza, perché tu possa veramente stare nel meglio possibile. Pensa ai santi, o a certi santi, che riuscirono a trasformare di colpo la loro esistenza dopo la remissione dei peccati, perché compresi dal mistero, del misterioso lavoro che li aveva rinnovati dal di dentro, la confessione sacramentale nel pensiero della Chiesa, è bene che la semplice accusa dei peccati, ma la volontà decisa di una autentica e continua conversione del cuore. Purtroppo molti cristiani disertano la confessione con il motivo specioso che a loro sembra così caro, ma è un fallimento, di intendersela direttamente col Padre Eterno. Tanto il Signore mi perdona direttamente, è inutile che vada dal sacerdote, in poche parole questa. Accogliere e la mediazione del sacerdote, uomo e peccatore come loro, senza dubbio, ma col mandato riservato del Padre, ricevuto dal direttore e soprattutto dal Redentore, di rendere visibile e palpabile la tenerezza del perdono di Dio. Ci vuole umiltà di cuore, ci vuole obbedienza alla parola di Dio, ci vuole capacità di capire come il Signore non ci inganna, e quando siamo certi di questa verità, allora è fiducioso in Dio attraverso l'opera di Cristo. Vogliamo allora renderci conto che per essere rimessi dai peccati ci vuole innanzitutto umiltà, ci vuole fede nell'onnipotenza di Dio, ci vuole pensare che l'onnipotenza può far tutto, e quindi anche avessi fatto tanti peccati quanti sono le stelle del cielo e la sabbia del mare, il Signore con la sua onnipotenza mi può perdonare di tutto. Ci credi? Anche se non ci credi è così, ricordati bene. E allora fa un atto di umiltà e dire: Signore, ti ringrazio che questo non lo può fare un professore umano, non lo può fare il professore Insigne che insegna tutte le verità storiche di questo mondo, ma può fare soprattutto il professore Gesù, che è il professore dell'anima, la vuole guarita, la vuole bella per poter entrare a godere la vita eterna beata. Amen.